gesto eroico di questo ragazzo di 20 anni merita ovviamente di essere ricordato in se stesso per quello che rappresenta l'arma dei carabinieri nel nostro passato, nel nostro presente, nel nostro futuro, per l'esigenza che abbiamo di un mondo più pulito. E di ieri notizie di altri ragazzi che ammazzano per vedere l'effetto che fa. Siamo purtroppo ridotti molto male, per cui penso che compito del teatro sia anche riproporre dei modelli differenti, modelli che non sono confinati nel passato, modelli che devono vivere nel presente. Ringrazio tanti amici che sono presenti qui questa sera, alcuni dei quali faranno un brevissimo saluto. Cominciamo dal nostro assessore Andrea Ferrante, assessore alla cultura del comune di Pisa. Grazie per essere qui. Prima di dargli la parola con un breve saluto, scuso l'assenza del nostro presidente di Toscano che è per lavoro fuori regione in questo momento e che oggi vi saluti a tutti. Prego. Sì, io ringrazio il maestro Luigi per la sua funzione, che è stato detto per questa occasione, di commemorare una figura significativa della nostra storia e anche portatrice di esempio da noi, che è bene conservare, onorare e anche coltivare di unità, di organizzazione, di senso del dovere, di realtà e anche poi di sacrifici. Questo è uno degli aspetti fondamentali della vicenda di questo giovane che ha offerto la vita a un'altra vicenda per amore degli altri, per amore anche del volontario, per incarnare appunto questi valori. Quindi un'occasione importante che è giusto se ricordata non solo, in modalità di vita non civile, perché è un grande adolescente, quindi l'altro canonizzato, quindi, diciamo, ma anche da parte, perché nel tuo detto parte deve essere anche portatrice e portatrice di messaggi di lavoro. Quindi, grazie a tutti per questa relazione, innanzitutto che ho fuori storia della città, che sì, ovviamente ce l'hanno anche io, e adesso il colonnello Andrea Brancalolo è con noi questa sera, lo presento con particolare commozione. Io sono nipote di un carabiniere e da sempre legato molto a casa, quindi per me è un grande onore la sua presenza qui all'arma dei carabinieri, e c'è un particolare che per me è molto bello della storia di Salvo D'Acquisto, è che in quel momento era un momento di totale confusione. C'era stato un attimo prima l'armistizio e i tedeschi c'erano ancora ma stavano andando via, non c'erano ancora altre soluzioni, c'era un vuoto di potere totale, ma questo ragazzo sente talmente l'attaccamento alla divisa che da solo è il rappresentante di un valore che intorno non c'era più. Questo penso sia una cosa grande, non veniva nessuno, non aveva più nessuno intorno, era un momento di vuoto totale, eppure l'attaccamento alla divisa di questo ragazzo penso che sia molto significativo. A lei la parola. Sì, io volevo ringraziare il maestro Lippi, che di essere qui stasera per ricordare questo ragazzo, che tanto quello che dobbiamo dire innanzitutto questo, ricordare parlando di Salvo D'Acquisto, che Salvo D'Acquisto è un ragazzo di 23 anni, è un ragazzo di 23 anni e incarna, diciamo, totalmente quello spirito di servizio dell'arma al cittadino. La storia italiana, corpi di polizia hanno avuto varie storie, l'arma dei carabinieri dal 1814 a oggi.
Stato, forme di governo, l'arma dei carabinieri è sempre rimasta un riferimento sicuro per il cittadino e l'esempio, i massimi valori etici che sta qui oggi a ricordarci Salvo D'Acquisto sono proprio in questo. L'arma prosegue nella sua vicinanza ai cittadini per offrire un servizio che possa rivelarsi quanto più possibile utile alle comunità. Ripeto, al di là di tante dissertazioni sul rispetto della legge, la tutela della legalità che spesso ha velocità e geometrie variamente interpretate, Salvo D'Acquisto ci richiama a dei valori etici di livello massimo ed era un ragazzo di 23 anni e testimoniò la vicinanza alla popolazione del luogo in cui faceva servizio con un sacrificio che è difficile descrivere in maniera diversa. Io vi prego di l'unica venendo qui il mio desiderio che avevo è quello di rileggervi la motivazione della medaglia d'oro a Salvo D'Acquisto. Esempio luminoso di altruismo, spinto fino alla suprema rinuncia della vita sul luogo stesso del servizio, dove per barbara rappresaglia erano stati condotti dalle orde naziste 22 ostaggi civili del territorio della sua stazione. Non esitava a dichiararsi unico responsabile di un presunto attentato contro le forze armate tedesche. Affrontava così da solo, impavido, la morte, imponendosi al rispetto dei suoi stessi carnefici e scrivendo una nuova pagina indelebile, un durissimo eroismo della storia gloriosa dell'arma. Ecco, in questa motivazione ci sono un po' tutti i richiami che ho fatto un attimo fa. Quello che mi colpisce, per esempio, ancora adesso nel rileggere questa mediazione, quando si parla dei 22 ostaggi civili del territorio della sua stazione, è un concetto che ci accompagna ancora oggi, l'attaccamento al reparto e ai territori è una caratteristica che ancora abbiamo e che cerchiamo di perpetuare nel proseguire il servizio reso al cittadino e alle istituzioni pubbliche, ma soprattutto al cittadino. Quindi la ringrazio perché insomma arriviamo a questi valori etici importanti. È importante anche perché parliamo di un giovane di 23 anni, quindi il messaggio deve andare ai giovani che devono capire che non c'è nulla di acquisito, tutto si deve conquistare. Quello che abbiamo oggi l'ha conquistato qualcuno per noi, il futuro ce lo dobbiamo conquistare.
Il mio alloggio è situato vicino al mare, un mare molto bello, come quello della nostra nave. E spesso l'alba mi sorprende in piedi sulla spiaggia ad attenderla, ed io lo attendo con l'animo sospeso. È infinitamente bella l'alba qui in Oriente, sorge impetuosa, sbaragliando le nubi e facendo brillare il mare come un'immensa distesa d'oro fuso. Gocce, gocce salate come lacrime, gocce, occhi, tanti occhi, troppi occhi. Il mare sente e vede tutto, gocce, occhi, svastiche come nuvole nere, pioggia di sangue, sangue, gocce. Cosa c'entra lui? Pallido viso di ragazzo. Non farlo. Non farlo. Sangue su quel viso di ragazzo. Gocce, occhi, sangue, viso. Ma cosa? Nel cielo. Una luce strana. Diafana. Luce riflessa da luce nel buio. Ma è sangue. Sangue, luce, 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 gocce, occhi, sangue, viso, luce.
Oh,
pace.